sapere, provo a inclinare un pochino. Uno. Cattiva. No. Stai qua. Ascolta, non mi ricordo le domande dove. Sotto? Si vedono, si leggono. Impostazioni, commenti, predefinito, forse qua, ancora nessun commento, no, qua sotto, sai? Qua sotto si Ci vede. sente? Stiamo parlando. Dì. Dunque, sei spettatore, aspettiamo ancora un minutino, 2 minutini, vediamo se qualcuno si aggiunge. Allora, iniziamo. Buongiorno a tutti, bentrovati e ben ritrovati per chi c'era anche un habitué delle dirette. Ringrazio l'Ora degli Animali per lo spazio messo a disposizione che ci ospita oggi e nelle altre dirette e ringrazio voi per la partecipazione. Io mi chiamo Simonetta Mattivi, sono un medico veterinario esperto in comportamento e oggi cercheremo di parlare di eliminazioni inappropriate. Per eliminazioni inappropriate, intendiamo la deposizione di feci e di urine in luoghi non appropriati, non accettati e stabiliti fondamentalmente dal proprietario o inappropriati per il repertorio comportamentale dell'animale. Sono comportamenti abbastanza frequenti e che implicano un certo disagio anche nella convivenza con l'animale da parte dei proprietari. I disturbi di eliminazione inappropriata possono essere correlati a disturbi organici. Molti sono i disturbi, le patologie che possono determinare nella loro sintomatologia problemi di eliminazione inappropriata. Solo per fare qualche esempio, vi cito le cistiti, la presenza di calcoli in vescica, le insufficienze renali, le insufficienze epatiche, il diabete, il problema di tiroide, i problemi muscolari, problemi osteoarticolari, quindi, e questi sono solo un po', Quindi ci sono molte cause organiche che possono determinare eliminazione inappropriata. Possono essere correlate a errori piccoli o grandi di educazione e di gestione da parte del proprietario dell'animale.
possono essere determinati anche da disturbi comportamentali. In linea generica, vi posso dire che il mio consiglio è quello di far visitare immediatamente al primo episodio il proprio animale al veterinario curante. Purtroppo, questi sono comportamenti che tendono a peggiorare col tempo e a diventare di difficile risoluzione quando presenti da molto tempo. Quindi è bene non soprassedere e fare eseguire una visita dal proprio veterinario curante, che in base alla visita e in base all'anamnesi deciderà quale tipologia di esami diagnostici ulteriori da fare per poter arrivare a una diagnosi e quindi a una terapia delle patologie di cui vi parlavo prima. Oppure potrà dire escludere la presenza di patologie organiche e quindi bisognerà prendere in considerazione i disturbi correlati o a un errore di gestione o ai disturbi comportamentali. Per parlare di disturbi correlati all'educazione e alla gestione, farei una differenziazione tra gatto e cane. Il gatto e il cane, dirò delle, come dire, delle ovvietà, ma delle volte anche delle ovvietà possono essere utili. Il cane e il gatto sono due specie diverse, non sono la stessa cosa. Hanno repertori comportamentali diversi, hanno comunicazione diversa, hanno socialità diversa, sono diversi e quindi vanno approcciati in maniera diversa. Buongiorno Denise. Quindi partiamo dalle eliminazioni inappropriate del gatto, escluse le patologie organiche, ripeto, molto frequenti e anche con una percentuale di incidenza alta. Proviamo a porci il quesito se il nostro gatto ha un'eliminazione inappropriata correlata a un errore di educazione barra gestione. I gatti hanno un olfatto, non sono famosi per l'olfatto, ma hanno un olfatto ottimo, molto 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 più forte del nostro. Sentono moltissimo quindi odori che noi non sentiamo e possono essere infastiditi da odori di cui noi non abbiamo consapevolezza della presenza. Le cause più comuni di errori di gestione sono correlati, ad esempio, all'uso di lettiera. Può essere correlato sia a una lettiera inadatta, sia a una cassetta inadatta, sia correlata al luogo dove io ho posizionato la o le cassette. Ogni gatto, pur avendo ovviamente delle cose in comune, ogni gatto è diverso dall'altro, quindi il mio gatto può essere infastidito da una posizione, da una tipologia di sabbia, da una tipologia di odore, mentre quello di qualcun altro no. Quindi questo va valutato, va provato. In linea di massima i gatti preferiscono lettiere aperte perché gli dà la possibilità
di verificare la presenza di pericoli a 360 gradi. Se sono all'interno di una cassetta chiusa, questo gli è precluso. E non hanno vie di fuga se, per esempio, qualcuno o qualcosa che loro reputano pericoloso gli occlude l'entrata. Delle volte ci sono bambini, delle volte ci sono cani, delle volte ci sono altri gatti conviventi che possono interferire con una eliminazione serena. Pensate se doveste andare in bagno con qualcuno che si piazza sulla soglia della porta. Non è divertente, non è piacevole. Ci può essere l'individuo che tollera questo abbastanza serenamente e ci può essere l'individuo che questa cosa non la può tollerare e quindi pur di non mettersi in quella situazione si trova a un altro posto, più o meno gradito al proprietario, ovviamente. La cassetta dovrebbe avere anche delle dimensioni idonee. I gatti non sono tutti uguali, ci sono gatti di taglia più piccola e gatti di taglia più grande. Il gatto deve avere la possibilità di entrare nella cassetta con tutto il corpo, di eseguire lo scavo per la deposizione, di girarsi, deporre, rigirarsi e coprire. Se la cassetta è piccola, tutto questo non riesce a farlo. Se in prossimità della cassetta ci sono degli ostacoli, per esempio, che ne so, il bidet, piuttosto che la lavatrice, perché le cassette sono spesso in bagno, piuttosto che qualsiasi altro ostacolo, tutto questo comportamento gli viene precluso e questo può creare il disagio sufficiente per dire no, io lì non la faccio, vado a farla da un'altra parte. Gatti con un po' più di sensibilità, un pochetto più di nervosismo, un pochetto più paurosi, un pochetto più timidi, possono spaventarsi al rumore. Se la cassetta è posizionata vicino a un luogo di passaggio, quindi a una soglia, piuttosto che a una fonte di emissione di rumori, quale potrebbe essere per esempio la lavatrice, può non reputare sereno eliminare in quel luogo. Un altro motivo, oltre alla cassetta, l'abbiamo detto prima, può essere la sabbia. In commercio ci sono, non lo so, decine di tipologie diverse di sabbia con costi anche assolutamente diversi, profumate, non profumate, agglomeranti, non agglomeranti, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio gatto può avere una predilezione per una certa tipologia di lettiera diversa da quella del gatto di chiunque altro. Va valutato, provato e accontentato. Il cambio improvviso di una lettiera con una lettiera non gradita può essere un sufficiente motivo di eliminazione inappropriata e quindi di disagio del proprietario, frustrazione del proprietario. Ahimè, questi disturbi, non corretti in tempi rapidi, creano del disagio in famiglia e creano disagio nel proprietario. Molto spesso vengono spiegati dal proprietario come comportamenti di dispetto, di rabbia,
Nessun gatto lo fa per fare il dispetto, nessun gatto lo fa per fare arrabbiare il proprietario. Non sono spiegazioni accettabili, non solo, ma sono anche spiegazioni che creano un ulteriore deterioramento della relazione del proprietario col proprio gatto. Quindi evitate di dare questa tipologia di spiegazioni, evitate di sgridare il gatto, perché il gatto sta soltanto cercando di comunicare un suo disagio, vi sta dicendo c'è qualcosa che non va, fermati, pensa e risolvi. Quindi non c'è nessun motivo per sgridare, non c'è nessun motivo di attuare quei comportamenti che venivano consigliati fino a qualche anno fa, un po' di più di qualche anno, ma insomma sono rimasti ancora un pochetto troppo nel luogo comune, cioè di prendere il muso del gatto o eventualmente del cane e ficcarlo dentro nell'urina pensando che possa capire quello che noi vogliamo da lui. Sono sia le sgridate che i comportamenti di questo tipo non fanno altro che aumentare il disagio e non fanno altro che deteriorare ulteriormente la relazione. Naturalmente l'umano pulisce, però attenzione anche a come puliamo. Abbiamo detto prima, il gatto ha un notevole olfatto, i gatti sono infastiditi dagli odori forti, poi ripeto, c'è l'individuo che tollera di più e quello che tollera di meno, ma ne sono infastiditi tutti. Quindi un odore forte, profumato, che a noi piace tantissimo, a loro può creare disagio. E se il mio comportamento di eliminazione inappropriata è iniziato per un motivo e tu mi pulisci casa con un detergente profumatissimo, questo è un ulteriore motivo a che io vada avanti nelle mie eliminazioni inappropriate. Cercate di pulire con detergenti poco profumati, anche solo acqua bollente e bicarbonato. E evitate l'utilizzo di cose particolarmente profumose. E naturalmente sapete tutti, credo, che i gatti sono animali particolarmente dediti alla pulizia. Una lettiera sporca dà fastidio. È come se io entrassi in una toilette sporca. Il tutto, come sempre, l'individualità, non dimenticatevelo mai, siamo uno diverso dall'altro. Come sempre, un individuo può non essere particolarmente indispettito da questo, per un altro può essere un grosso problema e può essere sufficiente a farmi decidere di andare da un'altra parte. Le lettiere vanno pulite, non vi dico quante e come perché dipende dal tipo di lettiera, dipende da tante cose, ma insomma ha buon senso, anche se negli ultimi anni ne parlavamo prima, buon senso poca cosa in giro, però insomma cerchiamo di trovarne un po'. E le lettiere vanno pulite, pulite spesso, spesso, il più spesso possibile. Per pulizia della lettiera intendo l'asportazione delle deiezioni, non il lavaggio della cassetta, che se la sabbia è pulita posso anche evitarmi di farla ogni 2x4, ma la sabbia va pulita. Queste sono le cause, diciamo, più frequenti correlate a una maleducazione e gestione per quel che riguarda il gatto. Per il cane, il problema forse posso dire che è rovesciato, nel senso che mentre
Per il gatto, il proprietario, gli umani desiderano che il gatto elimini in casa, per il cane desideriamo che elimini fuori casa e non in casa. Quindi per eliminazione inappropriata nel cane praticamente si intende il cane che sporca in casa. Buongiorno Eleonora. Quindi feci o urine in casa. E gli errori di educazione e di gestione ce ne sono parecchi. Parlerò di quelli che per esperienza ho incontrato più di frequente per dare insomma, una cosa più fruibile, penso, a livello di percentuali. L'errore, tra virgolette, più comune per quel che riguarda il cane adottato da poco o il cucciolo che sta crescendo è quello, per esempio, di non portarlo fuori perché tanto ha eliminato 5 minuti fa in casa. Questo non permette al cane di capire che uno si elimina all'esterno, due io voglio che tu elimini all'esterno e tre che tu mi ci porti all'esterno. Se io mi alzo alle 6 del mattino per portarti fuori e trovo le feci e le urine sul pavimento e dico vabbè pazienza, ci pensiamo domani, torno a letto, non faccio una cosa utile e funzionale al mio obiettivo. Se trovo sporco, prendo il cane, lo porto fuori e lo porto fuori possibilmente all'inizio, mantenendo gli orari. Non un giorno alle 6, un giorno alle 7, un giorno alle 8. Il cane deve sapere a che ora si apre quella porta. È come se, scusate gli esempi, ma mi piace fare degli esempi. Perché spero sempre di essere un attimo più comprensibile, ma è come se io dovessi andare in bagno e non sapessi quando si apre la porta del bagno, non avessi accesso alla maniglia e alla chiave della porta. Voi capite che aspetto fino a un certo punto, dopodiché, mollo. Se io so che quella porta si apre alle 8, alle 7:30 dico, vabbè, dai, manca mezz'oretta, tengo, trattengo, tanto poi si esce. E da lì parte l'apprendimento. Quindi all'inizio mantenete degli orari, poi naturalmente una volta passato del tempo gli orari non sono più così fondamentali. Nel caso di un cucciolo, il cucciolo avrà crescendo la possibilità di trattenere urine e feci per un numero di ore che non è ancora in grado, quindi tutto, tra virgolette, si semplifica, ma dobbiamo farglielo capire in qualche modo, quindi orari possibilmente sempre fissi e sempre uguali, ovviamente un numero di uscite adeguato. Se io ti porto fuori una volta al giorno, anche questa è un'ovvietà, ma credetemi, per esperienza delle volte succede. Se io ti porto fuori una volta al giorno, non è che posso pensare che tu poi trattieni feci e urine per 24 ore. Non è pensabile. Quindi almeno nel caso del cucciolo, 4, 5 volte, nel caso di un adulto, almeno 3 volte, non necessariamente per delle ore. Può essere anche solo un'uscita dedicata ai bisogni, e quindi 5-10 minuti. Ma il cane deve sapere a che ora si apre la porta della toilette. Una piccola parentesi la apro per le
eliminazioni correlate all'emotività, alle menzioni emotive. Credo che conosciate tutti l'argomento. Se sono un cane, un cucciolo particolarmente emotivo, se sto vivendo un'emozione molto forte, posso eliminare delle gocce di pipì. Non riesco a trattenere, ad avere il controllo sulla vescica perché sono troppo emozionato in quel momento ed è quello che eventualmente può succedere in un cucciolo al ricongiungimento col proprietario, si emoziona moltissimo, e elimina qualche goccia di pipì, siccome la fa mentre ti sta salutando. Capita che te la faccia sulle scarpe. Se io, per esempio, mi arrabbio, l'emotività del cucciolo non viene sedata, viene aumentata. E quindi questo non è, anche questo, funzionale all'obiettivo del proprietario, che è quello che questo comportamento non venga, non si ripresenti. Sgridare non serve, allontanare non serve. Cosa può servire? Può servire evitare di essere noi stessi fonte di un aumento dell'emotività del cucciolo. Se io entrando esagero nella mia mimica, nei miei movimenti corporei, nel mio tono e volume di voce e nelle tempistiche, se io saluto il cucciolo per 30-40 secondi è eccessivo. Ti dico ciao Pippo, com'è andata la giornata? E poi vado in bagno, vado a svestirmi, vado a fare quello che devo fare, non sto lì a salutarti per delle mezz'ore. Anche qui molto spesso viene interpretato il comportamento del cane come felicità. Allora, non sto dicendo che non provi in quel momento l'emozione positiva del ricongiungimento, col proprietario, ma se ci pensate bene, un umano felice non saltella come un grillo. Non starnazza come un'oca del Campidoglio, beh, ti sorride, ti fa una cosa limitata nel tempo e nei volumi. Se il cane si comporta, tra virgolette, in maniera eccessiva, non è felicità, è agitazione, nella migliore delle ipotesi. Quindi non perdete troppo tempo, nei saluti. So che colleghi e altre figure professionali della cinofilia in determinati casi, come questo per esempio, potrebbero consigliare di ignorare il cane. Io non sono favorevole a questo. Non mi piace, la giudico una limitazione nell'espressività e nella comunicazione del proprietario, non la trovo una cosa funzionale alla coesione e alla fiducia della relazione, è un po' come se uno entrasse in casa e non saluta il marito o la moglie. Lo trovo un po' maleducato e, ripeto, non funzionale agli obiettivi che ogni proprietario si può porre. Quindi un saluto sì, ma breve e, tra virgolette, normale. Se, è un cane adolescente o addirittura un cane adulto, che presenta eliminazioni, correlate all'emotività,
Vabbè, qui probabilmente andrebbe valutato e non è più un errore o comunque non è solo un errore di educazione e di gestione, ma probabilmente c'è qualcosina di più che andrebbe valutata e andrebbe gestita. Tenete presente che in presenza di più gatti quante lettere si consigliano? Allora, qui rispondo subito perché è abbastanza di pubblico dominio anche. È il numero consigliato da esperti, eccetera, il numero di lettiere deve essere uguale al numero dei gatti più una. Cioè ho due gatti, ho tre lettiere, ho cinque gatti, ho sei lettiere. Anche qua torno un attimo sul gatto, ahimè, gli argomenti sono sempre vasti e difficilmente è possibile parlarne in questo contesto in maniera esaustiva, ma insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. Le lettiere, questo ve lo dico perché per esperienza è una cosa che succede di frequente. Uno dice, vabbè, mi hanno detto che devo mettere due lettiere, compro una lettiera in più, la porto a casa e la piazzo di fianco all'altra. Allora, in questo caso, se provate a immedesimarvi in una mente diversa da quella umana, io entro in bagno e non vedo due lettiere, ne vedo una grande, più grande di quella di prima, e di questo ti sono grata, ma non ho due lettiere a disposizione. Le lettiere andrebbero separate almeno da un paio di metri di distanza l'una dall'altra, perché se il mio problema è di convivenza con altri gatti, e se decidiamo che io gatto faccio la pipì in quella di sinistra e le feci in quella di destra, e se poi in quella di sinistra ci trovo la pipì e questo può essere un problema, oppure se tu altro gatto ti piazzi sulla soglia e mi osservi, il fatto che le due lettiere siano vicine non mi aiuta, non mi aiuta per niente a superare il mio disagio. Quindi sì, il numero di lettiere, ma mi raccomando anche separate. Anche se è possibile e se la superficie e le dimensioni della nostra casa ce lo permette, anche in locali diversi. Balcone, cucina, bagno, posso seminarle in giro per la casa. Altra cosa che può essere in comune sia per il cane che per il gatto, ci sono dei disturbi, ne abbiamo parlato prima, organici, che però magari non sono evidenti come sintomatologia. Il proprietario non se ne può non accorgersene. E mi riferisco per esempio ai dolori osteoarticolari. Il gatto difficilmente ti dice con pianti o altri sistemi più eclatanti che ha del dolore fisico. Difficilmente. Ci sono altri sistemi per capire la sofferenza di un gatto, ma insomma il dolore osteoarticolare, la famosa artrosi, che il cane te lo dice molto bene e l'essere umano anche, il gatto si limita nei suoi movimenti, si limita nei suoi spostamenti, sta più fermo, gioca di meno, interagisce di meno, ma nulla di più. E se io proprietario non lo so e il gatto ha una lettiera, per esempio, con un bordo alto, questo può essere sufficiente perché il gatto non utilizzi più quella cassetta perché sente dolore tutte le volte che ci va. Anche nel caso in cui
Per esempio, ho sofferto di cistite, sono entrato nella lettiera da bravo gatto, ma ho sentito dolore perché la cistite mi dava dolore, ma associo il dolore alla cassetta. Una volta guarito, non la utilizzo più. Se nel corso di terapie, e questo vale sia per il cane che per il gatto, è più frequente per il gatto, ma può essere legato anche al cane. Se nel corso di terapie il proprietario approfitta dei momenti in cui il gatto o il cane si accucciano per poterli acchiappare, somministrare pomate, pillole e quant'altro, il cane e il gatto incominciano a farla in momenti dove tu non vedi e non vai a guardare. E questo può essere un altro motivo. Come vedete, i motivi sono veramente tanti, sia di organici che di piccoli o grandi errori di educazione o di gestione. Per tornare un attimo al cane, molti proprietari di cani di piccola taglia utilizzano le traversine posizionate in casa dove i cani possono espletare i loro bisogni. La lamentela da dove viene? Viene dal fatto che il proprietario si aspetta che il cane poi la faccia sempre lì. E quindi se la fa anche a 1 metro di distanza o nell'altra stanza, arriva la frustrazione e l'irritazione. L'utilizzo delle traversine per i cani può avere giustificazione, può avere un senso. Può venire in certi casi consigliato, ma il proprietario deve essere consapevole, uno, che i cani hanno bisogno di uscire nel mondo e interagire con l'ambiente, con le persone e con altri animali, due, che se la traversina è sporca perché ci ho fatto la pipì, la cacca la faccio da un'altra parte. Quindi devi essere anche presente e le traversine devono essere cambiate e pulite, di modo che io cane ho a disposizione una traversina pulita. Guardo un attimo se ci sono domande. Fuori mio cucciolo anche un'ora, ma fai bisogno in casa appena rientriamo, come posso fare? Desiree. Allora, premesso che come sempre, la mia risposta potrebbe non essere soddisfacente, proprio perché ognuno di noi è diverso dall'altro, e sia riferito al cane che riferito al proprietario. E nella domanda si parla di cucciolo, quindi io mi immagino un cane di 4-5 mesi e magari adottato non da molto tempo. Allora, qua le cause possono essere anche qui veramente tante, quindi una risposta diretta non riesco a dartela, Desiree. Può essere legato al fatto che non ha ancora capito che si fa fuori, ma pensa che si faccia in casa. Questo perché non ha ancora avuto sufficiente tempo a disposizione per completare l'apprendimento. Diciamo che un cucciolo di 3-4 mesi che non abbia disturbi comportamentali, emotivi, cognitivi che interferiscono con l'apprendimento,
e abbia un proprietario che si sa spiegare bene, nel giro di 2 o 3 settimane impara a sporcare solo all'esterno. La durata della posteggiata può anche questa essere, come dire, 4 mesi e a casa con noi da un anno. Da un anno? Sì, sarà da un mese forse. Allora, sì, ripeto quello che, o meglio, riporto quello che ho detto prima di leggere l'età. Può essere che non occorre portarlo fuori per delle ore o fitte, bastano pochi minuti. Se nell'arco della passeggiata siamo abituati a portarlo, per esempio allo sgambatoio dove ha la possibilità di incontrare gli amici e questo avviene diciamo in maniera routinaria, e beh, io cucciolo di 4 mesi, so che tra 2 minuti vedo i miei amici Fritz, Puppe e Ciappi che mi diverto come un matto, esco di casa ma non ci penso neanche a fare i miei bisogni, penso solo ad arrivare di corsa allo sgambatoio. Questo per esempio potrebbe essere un'altra delle motivazioni. Un'altra motivazione potrebbe essere che la passeggiata non mi piace. Attenzione, perché diamo per scontato sempre che un cane in quanto tale si debba per forza divertire in passeggiata. In me questo non succede. Se ad esempio abbiamo un cucciolo che è timido e spaventato dai rumori, dalle persone e dal traffico, e beh, in passeggiata non faccio niente e non vedo l'ora di arrivare a casa per potermi liberare. Quindi cercate di essere in primis voi a cercare di capire come mai questa cosa non funziona con il vostro cucciolo, cercate di assecondarlo nelle sue esigenze, nelle sue preferenze o eventualmente nei suoi disagi e trovate una strategia che può essere valida per voi. E che non è detto sia valida per chiunque altro. Questo per il cucciolo. Guardiamo un attimo se ci sono altre domande. Desiree, se hai voglia di darmi un riscontro o se vuoi approfondire la tua domanda o chiedere altro, saresti benvenuta. Naturalmente l'ho detto all'inizio e lo ripeto in chiusura, non ci sono solo le patologie organiche, non ci sono solo gli errori di educazione e di gestione, ma ci sono anche i disturbi comportamentali che implicano delle alterazioni della cognitività e dell'emotività, e che come sintomatologia possono avere le eliminazioni inappropriate. Quindi nel momento in cui siete andati dal vostro veterinario curante e avete eliminato ogni possibile causa organica e quindi dal punto di vista, diciamo così, fisico, l'animale è sano, se vi siete posti 2 domande sulla vostra gestione, e sulla vostra comunicazione, sulla vostra educazione con i rispettivi animali e vi sembra che tutto sia a posto, a quel punto il vostro animale potrebbe avere un disturbo comportamentale che implica un'alterazione della cognitività e emotività. A quel punto c'è ancora molto da fare, non vi dovete rassegnare. Ma potete contattare un medico veterinario esperto in comportamento che potrà valutare la situazione e aiutarvi a
risolvere o comunque a limitare il problema. Ci sono molti, quasi tutti i disturbi comportamentali possono determinare eliminazioni inappropriate, quindi ponetevi la domanda se il vostro caso, se il vostro animale che potrebbe avere un disturbo di questo tipo e affidatevi a qualcuno che possa aiutarvi a risolvere il problema, non nel senso della soluzione di un disagio. Ricordatevi sempre, i disagi comportamentali non vanno d'accordo con il benessere. Io non posso soffrire di un disturbo comportamentale e essere, tra virgolette, felice. Quindi l'aiuto concretamente nel caso delle eliminazioni inappropriate è sicuramente un aiuto che solleva il proprietario da un disagio, perché ci ritroviamo a dover pulire dove non vorremmo pulire. Ci troviamo a non capire cosa sta succedendo, ci troviamo a essere irritati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'aiuto che vi viene offerto da parte di un medico veterinario esperto in comportamento è quello di migliorare il benessere. L'animale deve stare meglio, ha diritto di stare meglio. La relazione con il proprietario ha diritto di essere una relazione coi fiocchi, come nella maggior parte dei casi c'è, ma non sempre, ahimè. Il proprietario ha diritto di viversi il proprio animale nel migliore dei modi possibili e di godere ognuno reciprocamente della convivenza. Quindi non rassegnatevi e non aspettate a porre rimedio quando vi si presenta un caso di questo genere. Altre domande non ce ne sono. Prima di chiudere definitivamente, allora, due parole sull'animale anziano. In quanto le eliminazioni inappropriate, oltre al cucciolo, oltre a tutto quello che abbiamo detto finora, possono essere presenti anche in un animale anziano. Per esperienza devo dire che i proprietari in genere sono più disponibili a comprendere, e quindi a giustificare le difficoltà di un animale anziano, ma anche questo non è scontato e non è ovvio e non è sempre. Un animale anziano può avere maggiori difficoltà di movimento e quindi di raggiungere il luogo dove in genere è abituato a eliminare, come può avere legato all'invecchiamento un disturbo cognitivo che può creargli difficoltà sia dal punto di vista cognitivo e quindi diciamo così ragionato, sia dal punto di vista emotivo. E tutto questo interferisce ovviamente in tante cose, ma anche nell'eliminazione inappropriata. Quindi se avete un animale anziano, gatto o cane che sia, che ha incominciato a fare delle eliminazioni inappropriate, provate a porvi la domanda se ha del dolore fisico, fatelo visitare dal vostro medico curante per escludere ogni causa di tipologia organica. Dopodiché potrebbe essere un disturbo legato all'invecchiamento. Anche qui i disturbi dell'invecchiamento sono disturbi cronici, non si può guarire dall'invecchiamento, diciamo così, cerebrale, mentale. È una cosa che, ahimè,
succede è che peggiora con l'andare del tempo. Però con l'aiuto di un professionista si possono trovare sistemi per rallentare questo invecchiamento e per limitare i disagi causati da questo invecchiamento, sia per il proprietario, ma come sempre, come medico veterinario, il mio interesse è il benessere dell'animale e quindi per limitare il malessere dell'animale. Mi dice Paola, i conflitti fra gatti conviventi possono apportare eliminazioni, altro che possono portare a eliminazioni inappropriate, non solo, ma e questo non da tutti è conosciuto, non necessariamente i conflitti tra gatti conviventi sono, come posso dire, facilmente comprensibili dal proprietario, nel senso che un proprietario può anche non rendersi assolutamente conto, assolutamente, che nell'ambito dei suoi gatti conviventi ci sia un problema di conflitto e di relazione. Vi faccio un esempio anche qua per cercare di essere un attimo più comprensibile. Vi parlo di una cosa che risale a almeno 20 se non 25 anni fa. Una cara amica e collega, all'epoca forse più di 25, perché non mi occupavo ancora di medicina del comportamento. Comunque, questa collega aveva quattro gatti e due cani conviventi, ne adotta un quinto, apparentemente non c'è nulla che non funzioni. Se non che al rientro la sera dal lavoro lei trova feci e o urine di qualcuno, non dei cani perché non ci arrivavano, ma di un gatto, nel lavello della cucina. Cos'è, cosa non è, non si capisce, boh, babi, succede che per motivi di salute la mia amica rimase a casa per alcuni giorni senza andare a lavorare e a quel punto le cose sono diventate molto chiare perché uno dei gatti residenti, cioè uno dei gatti che c'era già, diciamo così, stava quasi perennemente sulla soglia del locale dove erano posizionate le cassette in controllo, impedendo l'accesso al nuovo gatto. E il nuovo gatto ci arrivava vicino, poi l'altro gatto non aveva bisogno né di soffiare né di ringhiare, bastava che stesse lì e quindi gli impediva l'accesso. E il nuovo arrivato, poveretto, andava nel lavello. Quindi la convivenza tra gatti possono esserci dei conflitti che passano inosservati a un occhio umano e quindi vanno insomma valutati da qualcuno che ha un occhio magari più esperto. Non sempre è facile capire le dinamiche tra gatti. È chiaro che quando ci sono attacchi, soffi, graffi, eccetera, è tutto molto più chiaro, ma non sempre così, assolutamente non sempre. Allora, vedo un attimo se ci sono altre domande. Direi di no. Allora vi invito sempre a utilizzare il sito, il blog dell'Ora degli Animali se vi dovessero sorgere dei quesiti o delle domande, cercheremo di
rispondere a tutti. Mi preme ancora una volta sottolineare non soprassedete, non aspettate. Mi è capitato, ahimè, purtroppo, troppo spesso di visitare animali che avevano eliminazioni inappropriate da anni. Più passa il tempo, più diventa difficile poter aiutare e poter arrivare a una risoluzione, perché i comportamenti si irrigidiscono, le relazioni si deteriorano e diventa veramente difficile. Quindi andate dal vostro veterinario, fate una visita clinica, fate degli esami diagnostici, escludete tutte le patologie organiche che possono dare il problema, valutate se ci può essere un piccolo problema di gestione, se è qualcosa a cui possiamo porre facilmente rimedio. In caso contrario, contattate un medico veterinario esperto in comportamento che potrebbe aiutarvi. Con questo direi che chiudo la diretta di oggi. Ringrazio ancora tutti voi per la presenza, in particolare tutti quelli che hanno espresso delle domande e che quindi mi hanno permesso in qualche modo di interagire con voi, e ringrazio l'ora degli animali, come sempre, che ci ospita in questo spazio. Buona giornata a tutti.